era un ragazzo, a parte volenteroso, era unico, non so dirti altro, guarda, per tutte le cose. Poi l'amore che aveva per Francesca, per la figlia. Non ce la fa naturalmente a trattenere le lacrime la suocera di Raffaello Toro, la guida alpina di 47 anni, oltre che stimato agente di commercio, che ha perso la vita scivolando dalla cima del Corno Piccolo del Gran Sasso assieme al suo amico Gianluca Camplone. L'ultimo saluto a Raffaello dalle comunità di Caramanico, dove era originario, e Villa Raspa di Spoltore, dove viveva, gremita la chiesa di San Camillo dell'Ellis con lo strazio della moglie Francesca e della figlia di 12 anni, entrambe come lui appassionate di montagna. A volerlo salutare i componenti dello sci club Aterno e le guide alpine, che hanno ribadito come fosse esperto e non un improvvisato della montagna, e hanno parlato di una maledetta fatalità. Il ricordo di Giampiero Di Federico, maestro di Raffaello. Ho conosciuto Raffaello quando aveva 17 anni, venne alla mia palestra a Mater Domine a Chieti e conobbe lì a 17 anni anche la sua poi futura moglie Francesca, che poi è diventata sua moglie, hanno avuto una figlioletta. Quindi vedi, la montagna fa socializzare, fa nascere degli amori e fa nascere anche delle persone. Era un forte atleta, una brava guida alpina, e in questa vicenda si è comportato correttamente, perché una guida alpina deve comunque avere la corda, tenere la corda al cliente allievo, che tra l'altro è un allievo molto bravo, che era Gianluca Camplone. La bara accompagnata dagli inseparabili sci, simbolo di una montagna chiamato fino all'ultimo, l'omelia del parroco e l'ultimo saluto guardando in su. Ivo Giordano, direttore scuola sci Blockhaus. Io conoscevo Raffaello anche perché siamo nati nello stesso paese, siamo originari di Caramanico Terme, lo conoscevo e lo ricordo da bambino, quindi quest'amore per la montagna l'ho accompagnato fin da bambino, da sempre. Lui comunque era un esperto, secondo lei come è potuto accadere? Purtroppo gli incidenti fanno parte della vita quotidiana, non è stata assolutamente una disattenzione. E questo ricostruito anche da chi lo ha soccorso. È stato un incidente, probabilmente ha ceduto il manto nevoso, cose che accadono. E quindi assolutamente non si può parlare di disattenzione o di superficialità, anche perché Raffaello era io conosciuto proprio come una delle persone più scrupolose e attente nel suo lavoro.